Bentornati alla notizia di Grande Fratello VIP. Oggi con le ultime notizie liche. Ostacolo enorme per il proseguo di questa edizione del Grande Fratello VIP, il conduttore Alfonso Signorini deve rinunciare a lei. Alfonso Signorini senza dubbio sperava di mettere a segno un vero e proprio colpaccio per il proseguo del noto reality, ma a quanto pare dovrà rinunciare. In questi giorni ha fatto particolarmente clamore la notizia del possibile ingresso di nuovi concorrenti e tra questi anche Diane Mello. La modella brasiliana è stata una grande protagonista della quinta edizione del noto reality ed ha raggiunto anche la fase finale del programma. Il suo nome sembrava essere finito di nuovo nel mirino del conduttore ed i due sono stati anche visti in videochiamata in treno. In queste ore però a tal proposito è arrivato il clamoroso colpo di scena, ovvero il passo indietro della stessa Diane. La modella ha rilasciato alcune inaspettate dichiarazioni rivelando di aver ricevuto la proposta ma di aver scelto di rifiutare il contratto. Grande Fratello VIP, le parole di Diane Mello, proposta rifiutata. Dopo giorni intensi e ricchi di voci sempre più insistenti che davano per certo l'arrivo di Diane Mello nella casa più spiata d'Italia, la modella ha deciso di rompere il silenzio. L'ex GFina ha smentito categoricamente il suo ingresso fissato per il prossimo 7 novembre, chiariamo questa cosa, non lo faccio. Magari avevo anche la richiesta ma non voglio mischiarmi con queste persone che hanno fatto tanti danni ad oggi. La modella ha poi aggiunto, se non ci fossero queste persone, se ci fossero persone con più tatto. Poi sono tutti personaggi, nessuno vero. Poi vogliono copiare i protagonisti delle altre edizioni. Io non ho niente a che fare con loro. Sono felice di questa scelta. State tranquilli, io non entro al GF e non lo guardo neanche. Da queste dichiarazioni non emerge quindi solo il passo indietro della modella ma conferma come qualche tentativo dal conduttore sembrerebbe essere stato fatto. Il caso Marco Bellavia e gli atteggiamenti dei concorrenti hanno però del tutto azzerato le possibilità del conduttore di convincere Diane a fare il suo ingresso nella casa più spiata d'Italia. Chissà come reagirà il giornalista davanti a queste dichiarazioni e se riuscirà a porre rimedio magari mettendo a segno un colpo di scena con un altro volto noto ed amatissimo dello spettacolo italiano. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video.